In occasione del 15° anniversario del tragico terremoto dell'Aquila, l'ambasciata della Federazione Russa nella Repubblica Italiana e l'associazione L'Aquila Siamo Noi hanno promosso insieme un evento commemorativo a Roma, il cui momento centrale è stato il concerto di primavera per L'Aquila, con la partecipazione di Elena Matteucci al pianoforte e Sebastian Zagame al violino. Nella splendida sala all'interno di Villa Bamelek, tanti i presenti che hanno apprezzato con generosi applausi il concerto con musiche di Trovajoli, Schumann, Chopin, Paganini, Rachmaninoff e Tchaikovsky. All'interno dei saloni anche una mostra fotografica degli scatti che ripercorrono i lavori di restauro di Palazzo Ardinghelli, oggi sede del Museo Maxxi, e nell'antica chiesa di San Gregorio Magno dell'Aquila, avvenuti grazie al contributo finanziario da parte della Federazione Russa. L'amicizia e la vicinanza della Federazione Russa alla città dell'Aquila si è sviluppata attraverso vari canali. Un canale di contributo per la ricostruzione e il recupero di Palazzo Ardinghelli in centro storico e della chiesa di San Gregorio Magno nell'omonima frazione. È un intervento del valore di 10 milioni di euro all'epoca, interamente finanziati dal governo della Federazione Russa. A questo si è aggiunto, diciamo, l'instaurazione di rapporti culturali permanenti. La nostra associazione sono 5 anni che tiene delle stagioni concertistiche a Casa Russa a Roma, che è il centro culturale legato all'ambasciata russa. Di reciproca stima, di amore per le rispettive arti, per la rispettiva cultura.